Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di outfit per quella parte della primavera in cui in teoria è primavera, mentre in realtà appena metti il naso fuori dalla porta ti rendi conto che è ancora inverno. Ecco, oggi è una di quelle giornate perché c'è un sole che spacca, ma fuori c'è un vento che fa tremare anche le case. Per cui, tenendo in mente questo clima, ho messo insieme alcuni outfit da indossare in ufficio o in qualsiasi altra occasione in questo periodo. Anche perché mi rendo conto che non tutti noi stiamo andando in ufficio e qualcuno lavora da casa, per cui anche un'uscita per andare a fare la spesa è un'ottima occasione. Il primo outfit, che è anche quello che sto indossando in questo momento, si ispira a lunedì, che è una giornata molto difficile per tanti di noi. E sto indossando dei jeans comodissimi di Levi's, un maglioncino in cashmere e un blazer, perché in primavera, soprattutto a inizio primavera, è fondamentale vestirsi a strati, perché non si sa mai se farà caldo, se farà freddo, se bisognerà coprirsi di più o di meno. Le temperature ci ingannano e si rischia di non essere preparati per la giornata, per cui visto che lunedì è una giornata che richiede tanto sforzo, l'outfit invece è molto semplice, ma che ci fa sembrare in realtà very put together, come dicono in inglese. Quindi che dà l'impressione che in realtà ti sei sforzato un minimo per realizzare un outfit un minimo ordinato e elegante. I jeans, come vi dicevo, sono di Levi's, ce li ho da diversi anni e in realtà chi usa i Levi's saprà che più si va avanti con il tempo meglio sono, e quindi non penso che me ne separerò molto presto. Il maglioncino l'ho preso da Massimo Dutti, anche questo ce l'ho da almeno 2 anni. Il blazer invece l'ho preso di recente da Zara. Poi, per quanto riguarda le scarpe, ho deciso di abbinarci gli anfibi e questi sono di Dr. Martens. Per quanto riguarda invece gli accessori, sto indossando una semplicissima collanina in argento che mi è stata regalata qualche anno fa, quindi non è di nessuna marca in particolare. Gli orecchini ve li ho già fatti vedere nel video precedente, sono di Anna Luisa, e il classico bracciale Tiffany. Manca solo la borsa, e in questo caso potrebbero andare bene entrambe, sia questa che quest'altra qui. Questa non ha nessun tipo di marca, ma in realtà sembra una Fendi Peekaboo o una Kelly di Hermes. Invece questa l'ho presa da Zara di recente, quindi si trova ancora in negozio. Tra l'altro mi stavo dimenticando della cintura, questa qua è di Levi's ma l'ho acquistata su Asos. Martedì bisogna fare un piccolo sforzo per dare una svolta alla settimana e un senso alla nostra esistenza, per cui ho deciso di mettere insieme un outfit un pochino più interessante, abbinando delle cose che normalmente non andrebbero insieme, e quindi una camicia oversize bianca con la gonna plissettata. Il risultato mi piace davvero tantissimo e mi obbligherò a indossarlo anche fuori, e quindi cercherò di superare quegli attimi di timidezza per cui a volte non indosso questa gonna. Indosso gli stessi anfibi di prima, le calze di Calzedonia, la gonna è di H&M, l'ho presa in realtà un anno fa, la camicia è di Zara e l'ho presa di recente, per cui c'è ancora sia sul sito che in negozio, mentre il maglioncino di nuovo non ha una marca e l'ho preso in un negozio che non vende cose di marca, ma mi piace un sacco ed è un semplice cardigan in lana, per cui se ne trovano in giro. Gli accessori sono sempre quelli di prima, soprattutto perché questa collanina che ha la perlina si abbina benissimo con questi orecchini, che al momento sono i miei preferiti, e quindi li indosso non stop. Qui direi che ci va la borsa nera e l'outfit è completo. Il terzo outfit è quello che diventerà il mio preferito, se non lo è già diventato, perché in realtà amo follemente questo completo che ho acquistato di recente da Zara, ed è un completo blu perfetto da indossare in ufficio. Io l'ho abbinato a un paio di scarpe da ginnastica, sono le Campus di Adidas, perché
Lo preferisco un pochino più casual e infatti in questo modo posso anche abbinarci la borsettina di Zara che è dello stesso colore delle scarpe, ma volendo può essere anche abbinato a un paio di mocassini. Questi sono di Steve Madden e mi piacciono un sacco e in questo caso ci abbinerei anche la borsettina nera. Poi gli accessori sono rimasti sempre gli stessi di prima, per quanto riguarda gli orecchini. Sto indossando questo bellissimo anello di cui non mi ricordo più la marca, però ve la lascerò qui da qualche parte scritta. E poi un orologio bellissimo di Clouse, e quindi in questo caso tutti i metalli sono dorati. Poi invece sotto indosso un Dolce Vita in lana e seta di Intimissimi, e questo outfit è davvero perfetto perché è comodo, però allo stesso tempo molto molto elegante e molto bello. Poi per quanto riguarda le maniche, che sono un mio problema costante con i blazer perché sono un po' petite e ho le braccia corte, e per risolvere questo problema utilizzo degli elastici che metto sulla manica di modo che poi questa rimane su e l'elastico viene coperto dalle pieghettine del blazer. Quindi è una soluzione perfetta per non avere quella sensazione di indossare un sacco perché le maniche sono troppo lunghe. Per il quarto outfit ho tenuto sugli stessi pantaloni di prima del completo e le stesse scarpe, quindi le scarpe da ginnastica, ma ci ho aggiunto nella parte sopra qualcosa di più casual. Quindi in questo modo ho trasformato completamente il feeling che si aveva con questi pantaloni. Questo tra l'altro è un outfit quasi 100% Zara perché i capi che indosso sono tutti di Zara. La camicetta ve l'ho fatta vedere nel video precedente, tra l'altro nella haul avevo acquistato questa camicetta in lino della taglia S, ma che poi mi sono resa conto che era troppo grande, quindi l'ho cambiata e questa in realtà è una XS ed è perfetta, è sempre comunque abbastanza oversize, è sempre molto comoda, molto leggera e non è tra l'altro troppo corta per la mia struttura, infatti non lascia la pancia scoperta. Il cardigan invece è di qualche anno fa, quindi non è di una collezione che trovate in negozio ora. Gli accessori sono sempre gli stessi e la borsa, come sempre, questa è perfetta. E sono troppo contenta in realtà di averla acquistata perché l'ho notata quando sono andata a fare il reso del completo e della camicia perché erano troppo grandi e quindi sono andata a portare indietro quelli grandi e a prendere quelli della taglia giusta. E quindi questa piccola borsettina l'ho notata così per caso e l'ho presa subito e mi piace davvero tantissimo perché tra l'altro è anche abbastanza capiente, quindi ottimo acquisto per me. Per il Casual Friday ho messo insieme un outfit molto molto felice perché il venerdì ne abbiamo davvero bisogno e quindi sono andate per colori molto leggeri, molto chiari, perché si avvicina il weekend e quindi la leggerezza prevale. Sto indossando una camicia in cotone Asos. Il maglione l'ho rubato nell'armadio del mio ragazzo ed è un maglione in cashmere custom made, ma praticamente non glielo ridò più perché è diventato il mio preferito. Perché tra l'altro è bellissimo, è rosa e quindi non è per lui. Sotto indosso un paio di jeans bianchi di Zara e sono cropped flare e poi le scarpe sono di Adidas e sono le Stan Smith in edizione limitata. Che ho acquistato 2 anni fa, per cui non so se si trovano ancora in giro. Il sesto outfit è molto chilled, molto monochrome e molto bougie, perché è un outfit molto azzardato, però in questo periodo va un sacco, perché ci ho abbinato un maglione molto chunky e molto pesante a un paio di pantaloni molto molto leggeri e molto estivi, quindi sopra inverno, sotto estate. Poi le scarpe sono Buffalo e quindi sono molto casual e molto alla moda. Le
E poi questa borsetta si abbina alla perfezione a questo outfit, che trasmette assolutamente weekend vibe, quindi perfetto per andare a fare una passeggiata o a prendere un aperitivo. Lo so che non lo si può fare adesso, ma allo stesso tempo è perfetto anche da indossare in casa perché è davvero comodo, i pantaloni sono molto larghi, il maglione è comodissimo, quindi questo outfit trasmette perfettamente quell'idea che voglio condividere sempre io, per cui ci si può vestire bene anche a casa, non necessariamente per uscire, ma anche solo per organizzare un aperitivo in casa con le persone con cui la si condivide. E perché no, per stare sul divano o semplicemente per sentirsi belle anche senza dover andare da nessuna parte. Poi per quanto riguarda il settimo outfit non l'ho incluso volutamente perché dopo una settimana di outfit ricercati ci si può prendere una giornata per indossare anche una semplice tuta o non abbandonare neanche il pigiama, perché un giorno alla settimana ci si può anche permettere il lusso di non fare niente e di non sentire quella pressione o quella necessità di vestirsi in qualche modo di particolare. Per cui questo outfit conclude questo video, spero vi sia piaciuto, spero abbiate trovato un po' di ispirazione dagli outfit che ho condiviso io, fatemi sapere qual è il vostro preferito, perché io il mio preferito ce l'ho già ed è assolutamente il completo blu, però sto amando moltissimo anche questi pantaloni, anche se sono un po' troppo lunghi e quindi li dovrò accorciare per forza. Ieri ero in dubbio se andare a riportarli indietro, ma li amo tantissimo e penso che farò l'investimento e li accorcerò, perché poi sono certa che li utilizzerò per moltissimi anni e in moltissime occasioni, perché sono di un tessuto davvero bello, molto molto morbido e molto elegante, e quindi sono quei pantaloni che puntualmente cerco in estate, e se riuscirò ad accorciarli come si deve saranno l'unica cosa che indosserò quest'estate, quando farà davvero caldo. Detto questo, io concludo questo video, spero di avervi fatto passare qualche istante di leggerezza in questo periodo così pesante per tutti noi. Fatemi sapere qual è il vostro outfit preferito, questo l'ho già detto. Ricordatevi di mettere un like a questo video se vi è piaciuto, perché così aiuterete il mio canale a crescere e ai miei video ad essere visti anche da altre persone. Come sempre vi mando un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!